Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo come collegare i ricevitori FRSky al Flight Controller Bardwell F4. In questo video userò una RXSR, ma il procedimento è uguale per tutti i ricevitori FRSky che supportano il protocollo SBUS. I pad dedicati al ricevente sono i primi quattro di questa fila qua sopra. Nel pad tele colleghiamo il cavo SmartPort, nel pad SBUS colleghiamo il cavo SBUS, e nei due pad a fianco colleghiamo l'alimentazione e la terra. Siccome le riceventi FRSky devono essere alimentate a 5 V, ponticelliamo i primi due pad di questa serie. Per quanto riguarda la RXSR, vi ricordo che il cavo giallo è per la SmartPort e il verde è per l'SBUS. Nella XSR il cavo giallo è per la SmartPort e il cavo bianco è per l'SBUS. Mentre nell'XM Plus, essendo una ricevente senza telemetria, abbiamo solo la terra, il positivo e il cavo SBUS. Dopo aver prestagnato i cavi e il flight controller, siamo pronti per saldare. Ora che tutti i collegamenti sono pronti, colleghiamo il cavo USB per configurare il ricevitore su Betaflight. Per iniziare andiamo in port. Visto che il pad SBUS corrisponde alla porta UART1, qui attiviamo Serial RX. Il pad tele invece corrisponde alla UART3, quindi qui in telemetria output scegliamo SmartPort. Quindi clicchiamo Save e Reboot. Adesso andiamo in configurazione e scorriamo verso il basso fino a trovare il receiver. Poi in questo menu a tendina scegliamo Serial Based Receiver. Nel menu sotto scegliamo SBUS perché, come sappiamo, il nostro ricevitore usa questo protocollo. Continuiamo a scorrere verso il basso e in Other Feature attiviamo Telemetry. La configurazione del ricevitore è completata, clicchiamo Save e Reboot. Per concludere, non ci rimane altro che impostare la telemetria sulla Taranis. Clicchiamo il tasto menu e andiamo a pagina 11. Scendiamo verso il basso fino a trovare Discover New Sensor e premiamo Enter. Dopo qualche secondo, premiamo Stop Discovery. Adesso ha trovato tutta una serie di sensori. Quello che interessa a noi è il VFAS, che indica la tensione della batteria. Quindi non ci rimane altro che impostare un allarme di batteria scarica. Se non sapete come fare, potete seguire la mia guida cliccando il link in alto a destra. Questo era il mio tutorial su come collegare i ricevitori SBUS al Flight Controller Bardwell F4. Grazie per aver visto il video, non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere mi piace. Se volete, potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.